La cannoniera della fortezza del Girifalco, di Cortona piena in ogni suo posto per il primo live di Cortona Jazz. Applausi scroscianti per il trio del chitarrista statunitense Steve Cardenas, accompagnato dal bassista aretino Francesco Ponticelli e dal batterista Eric McPherson. Il progetto si chiuderà sabato 26 ottobre e prevede una sessione di masterclass con 24 giovani musicisti provenienti da tutta Europa. I nostri workshop sono il cuore del nostro festival. Musicisti internazionali, tanto per citarne qualcuno, David Vireles, il grandissimo pianista cubano, Eric McPherson, il batterista, Jim Black, una vecchia conoscenza del nostro festival, e tanti altri, e naturalmente la conclusione di sabato sera al Teatro Signorelli con Back to the Land di Howard Talmor.